farmi magari conoscere un po' meglio. Per cui iniziamo subito. Video.
io mi sentivo malissimo, cioè veramente non mi rilassavo, per cui ho detto no, assolutamente non lo pubblico. E l'ho registrato nuovamente, in cui c'era questa makeup artist che vi truccava, però tranquillissima, non aveva niente di antipatico, o almeno spero. Spesso. Domanda numero 8.
fantasiosi come quello della parrucchiera che ti sistema i capelli, del massaggio ecco, alle spalle che vi è piaciuto tantissimo. Grazie. E mi piace appunto creare un personaggio e soprattutto passando alla domanda successiva, video che preferisco realizzare di meno. Il roleplay, solitamente quando voglio fare un roleplay mi faccio anche una scaletta in cui appunto non mi scrivo ovviamente cosa devo dire nel minimo dettaglio, però cosa faccio e l'argomento in generale. I video che preferisco di meno sono quelli parlati in cui appunto devo raccontarmi un po' di più, perché appunto vado un po' a ruota libera, quindi essendo nella vita di tutti i giorni un po' timida, un po' riservata, adesso va un po' meglio, però anni fa ero veramente un po' tanto riservata, per cui appunto i video chiacchiericci in cui non seguo una scaletta sono quelli che mi fanno un po' più timore, perché ho paura di sbagliare, perché appunto non sono una chiacchierona e solamente
19. Cosa succede dietro le quinte dei tuoi video? Quello che vi ho detto prima. Dosa erba in questo periodo dell'anno. Poi aerei. Poi cani che abbaiano. Cani che abbaiano. Cani che abbaiano. Veramente. Io vivo in un piccolo paese, per cui non c'è molto via vai di macchine, non c'è molto traffico, e per questo sono fortunata, ecco, soprattutto appunto perché faccio video ASMR e ci vuole silenzio. Quindi poi che succede? Ogni tanto cadono le luci, può suonare il campanello, il cellulare, cerco sempre assurda, per cui bene così. Niente, il video è finito. Spero di aver detto tutto. Spero che vi sia piaciuto anche il trigger dei guanti. So che piace a molti. Questi li ho comprati video anche.